Ben ritrovati in diretta dal centro Romagna Beach. È il momento della finalissima maschile del torneo New Gen 2023. Ultime fasi di riscaldamento e poi inizierà l'ultimo atto di una manifestazione che sicuramente ha regalato grande spettacolo. Quarti di finale in scena questa mattina con vittorie di Thomas Casoli e Giacomo Gabellini contro la testa di serie numero 1, la coppia composta da Edoardo Ponti e Mattia Spoto. Andrea Banci e Peter Campedelli, testa di serie numero 4, invece superato Federico Caroli e Federico Paganelli. Nella parte bassa del tabellone, testa di serie numero 3, Andrea Veronesi e Matteo Bonazza, hanno superato Elia Amendola e Alessandro Signorini. E infine, grande spettacolo nell'ultimo quarto di finale, con un vero e proprio big match vinto da Gabriele Gini e Niccolò Gasparri, coppia toscana, che ha superato la testa di serie numero 2, la coppia composta da Luca Andreolini e Filippo Boscolo. Poi le semifinali in scena all'orario di pranzo con successo di Andrea Banci e Peter Campedelli in campo proprio di fronte a noi nell'ultima fase di riscaldamento, che hanno avuto la meglio contro la rivelazione Thomas Casoli e Giacomo Gabellini. Nella parte bassa del tabellone invece si confermano in grande spolvero nella domenica post vacanze natalizie Gabriele Gini e Niccolò Gasparri, che hanno avuto la meglio in due set su la coppia composta da Andrea Veronesi e Matteo Bonazza. Di fronte quindi tra pochi istanti si troveranno Andrea Banci e Peter Campedelli, testa di serie numero 4, e Gabriele Gini e Niccolò Gasparri. Tra pochissimo inizia il big match. Tutto pronto al centro Romagna Beach per la finale 2023 del torneo New Gen di Beach Tennis, campionato italiano dedicato ad atleti nati entro il 1998. Di fronte la coppia toscana che inizierà il servizio, formata da Gabriele Gini e Niccolò Gasparri,
e il duo formato da Peter Campedelli e Andrea Banci che inizierà in ricezione. A partire al servizio sarà Gabriele Gini, primo punto della finale. E 0-15 con il monofallo commesso dal giocatore di destra. Con la complicità del nastro ottiene un servizio vincente a pescare il rovescio di Banci. 15 pari. E ancora un vincente, un servizio che scende bene subito dopo la rete e trae in inganno Banci. Due punti consecutivi per Gini al servizio, 30-15. Lascia andare il braccione, Campedelli smash di pura potenza che però si spegne sul nastro con tre punti consecutivi. Gini Gaspari hanno l'opportunità di condurre le danze in avvio di partita di questa finalissima del New Gen 2023 al Centro Romagna Beach. Era una situazione perfetta per il canonico 1-2, servizio ingresso alto di dritto, però commesso un errore. Lele, 40-30. Servizio vincente, sono tre i servizi vincenti da parte di Gini, si gira 1-0 in favore del tandem toscano. È il momento in battuta di Peter Campedelli. Con un po' di buona sorte, la risposta vincente di Gasparri. Pari. Picchia forte sia al servizio che con lo smash Peter Campedelli, 30-15. Monofallo e 30 pari. Secondo errore consecutivo in battuta da parte di Peter. Arrivano le palle break.
si spegne in rete il tentativo di smash da parte di Gaspa. Arriva il primo killer point del match, 40 pari. C'è l'errore commesso da Campedelli e arriva il break, 2-0 in favore di Gini Gasparri. E ora il turno in battuta di Niccolò Gasparri. Si inizia con formazione I, spinge forte sul rovescio di Peter, vincente. 15-0. Ancora una gran bordata a pescare il rovescio di Campedelli da parte del bomber maremmano. 30-0. Finisce fuori giro con la battuta, palla direttamente sul fondo, 30-15. E va a pescare la riga, arrivano gli applausi del pubblico, 40-15. Tre opportunità di volare sul 3-0 in avvio di set. Parigini. E c'è il vincente, splendida battuta da parte di Niccolò Gasparri. Come possiamo osservare nel replay, è andato a pescare letteralmente l'incrocio delle righe. Siamo quindi 3-0 in favore del tandem toscano al cambio di campo. Campedelli Banci in difficoltà in questo avvio di partita. Fa molta differenza al killer point perso nel secondo game. E lascia andare il braccione con un fragoroso smash Niccolò Gasparri. Pianta letteralmente un ombrellone a metà campo. 0-15. Lob chirurgico con il rovescio a pescare in contropiede Campedelli. Circoletto rosso per Gasparri. Davvero un capolavoro da parte del giocatore di sinistra. Magia di Andrea Banci con la difesa, palla che cade all'angolino proprio nel 7. Chissà che questo gran punto da parte di Andrea non possa essere la molla per entrare definitivamente in partita. Scivola Peter Campedelli. Non riesce a spingere in attacco.
15:40 è opportunità di ipotecare in maniera semidefinitiva il primo parziale per il pendolino toscano. Non riesce la difesa col rovescio a Gini. 30:40. Grande risposta di Niccolò Gasparri. Una vera e propria magia, che significa 4-0 in avvio di finale in favore di Niccolò e Gabriele, che ora effettueranno il proprio turno di battuta. Con il monofallo commesso da Gini. E gran bordata di Campedelli, che da inerzia alla propria coppia. Prima una risposta efficace, poi uno smash con un balzo felino sopra la rete. Servizio vincente a pescare il dritto di Banci, 15:30. Lungo il lob di Andrea, due punti consecutivi per Gini Gasparri e 30 pari. Capolavoro stretto, un ricamo da parte di Andrea Banci. Punto da circoletto rosso, rivediamo al replay la magia in cross da parte di Andrea. Uno, due, servizio smash in chiusura di Gasparri. Siamo 40 pari, il secondo killer point del primo parziale. Il primo è stato vinto dal duo toscano, che ha l'opportunità di passare a condurre 5-0. Palla è fuori di un soffio e siamo quindi 4-1. Aveva cercato l'ace, è andato a pochi centimetri dal farlo. Si torna in campo sul centrale del centro Romagna Beach. 4-1 nel primo set in favore di Gini Gasparri.
ovviamente Campedelli cerca di spingere forte, arriva in questo caso il monofallo. Con l'aiuto della dea bendata ottiene l'ace sporco Campedelli, palla tocca al nastro. Uno-due, servizio e chiusura di prima intenzione da parte di Banci. 40-15, opportunità di conquistare il secondo game consecutivo per Banci Campedelli. Splendido lob in contropiede da parte di Gasparri, che va a pescare il 7. Servizio vincente da parte di Peter Campedelli, che spinge forte sull'acceleratore. Siamo 4 giochi a 2 e la testa di serie numero 4 si rifà sotto ai toscani, che ricordiamo conducevano le danze per 4-0, hanno avuto la palla del 5-0, un servizio che si è spento di pochissimo lato. Fuori di poco il tentativo di bilanciare lungolinea da parte di Nicolò, 0-15. È lungo il tentativo di pallonetto di Banci, 15, pari. Lungo lo smash di Campedelli, 2 punti consecutivi per i toscani, 30-15. Gran punto da parte di Banci Campedelli, 30 pari, non è riuscito il miracolo su palla corta degli avversari. E fase molto importante del primo set. Dopo un avvio sprint da parte dei toscani, Banci Campedelli hanno l'opportunità di avvicinare in maniera molto pericolosa gli avversari. Gran risposta e chiusura su palla alta di Campedelli. Punto strepitoso da parte di Peter, come rivediamo nel replay. Gran intervento di rovescio, poi un gioco da ragazzi, chiudere con lo smash a tutto braccio. Arriva le palle break, 30-40. Ace di Gasparri, senza paura, lascia andare il braccione, il bomber mare in mano, 40 pari, un altro killer point in arrivo. Finora la serie è in parità, uno vinto per parte. Questo è un killer che pesa parecchio nell'economia del primo parziale. Vediamo chi se lo aggiudicherà. Arriva il monofallo di Gasparri, siamo 4 giochi a 3. Il
7 completamente riaperto, perché dopo il cambio di campo andrà al servizio il tandem testa di serie numero 4. Servizio ingresso di dritto, vincente da parte di Banci, atleta che nell'attività outdoor è conosciuto per un servizio molto efficace in pallonetto, in questo caso punta su una battuta liftata, lenta, a mettere in difficoltà la risposta bassa degli avversari. Grande difesa di Campedelli, 30-0. La difesa di Banci, ha fatto bene intervenire Gasparri. Poi arriva l'errore di Campedelli, un gratuito che permette al duo toscano di rifarsi sotto nel game e trovare inerzia. 30-15. Lascia andare lo smash e fa bene il bomber maremmano, puntone da parte di Nicolò Gasparri che salta su in cielo e ottiene un punto preziosissimo, 30 pari. Servizio vincente per Banci, molto bravo a variare la velocità del colpo, in questo caso ha spinto forte sull'acceleratore inducendo all'errore l'avversario. 40-30, due opportunità di conquistare il quarto gioco nel primo set della finalissima New Gen. Grande punto da parte di Andrea Banci e siamo 4 giochi pari. Non abbastanza profondo il pallonetto di Gasparri, poi arriva col timing giusto Banci e con un parziale di 4-0 ristabiliscono la parità. Campedelli Banci, ora il turno in battuta di Gabriele Gini. -15-0 con lo slice a morire sulla racchetta di Banci. Anche in questo caso intelligente Gini, con una palla molto liftata. -30.
fase probabilmente decisiva del primo set. Punto capolavoro e la difesa di Banci Campedelli fa la differenza. Poi alla prima occasione Peter chiude il punto. E siamo 30 pari con due punti consecutivi per la coppia diesel di questa finale, che sembra esaltarsi quando sotto nel punteggio. 4 game a 0, 4 pari da 0-30, 30 pari. Questa volta punta sulla potenza e fa bene Niccolò Gasparri, salta su fino in cielo e chiude con lo smash vincente. 40-30, due palle del 5-4 in favore dei toscani. E la chiude con grande intelligenza Gini. Arriva col timing giusto, spedisce la palla in zona di conflitto e ottiene il punto del 5-4. Dopo un'emorragia di 4 game consecutivi persi, il tandem toscano conduce 5-4, andrà a servire, a ricevere dopo il cambio di campo. Lascia andare il braccio praticamente da fondo campo Niccolò Gasparri, poi arriva il punto di Gini, 0-15. Monofallo 0-30, a due punti dalla conquista del primo set Gini Gasparri. Con grande intelligenza nuovamente Gini preferisce alla potenza un tocco liftato che induce all'errore Campedelli e arrivano i set point. 0-40, 4 opportunità di chiudere il primo parziale. Vincente il lob di Gabriele Gini, si chiude quindi il primo parziale 6-4 in favore del duo toscano che ha conquistato il parziale al termine di un sali-scendi emozionale. 4-0 in avvio in favore dei toscani, poi 4 pari e due giochi consecutivi di Gini Gasparri che hanno così conquistato il primo set.
Sta per iniziare quindi il secondo set con Niccolò Gasparri al servizio. Gasparigini hanno conquistato primo parziale 6 a 4. Pizzica la riga, un punto strepitoso, applausi per tutti e quattro i protagonisti. Prima il bilanciere, due difese strepitose da parte di Banci Campedelli e poi riga piena colpita da Gasparri, 15-0. È 30-0 con l'ingresso di Dritto di Gini. Devono fare il punto quattro volte, ma alla fine ci riescono. I toscani iniziano alla grande anche il secondo set dopo aver ingranato le marce alte in avvio di primo parziale. Circoletto rosso. Punto di tocco in piena fiducia da parte di Gasparri. 1-0 in favore della coppia che ha conquistato il primo set. Zero quindici. Grande energia in questo punto da parte del duo toscano. E 0-30 con l'errore al servizio di Banci. Arriva l'errore da parte di Lele Gini, 15-30. Siamo 30 pari. Troppa fretta in questo caso per Campedelli con la palla che finisce in rete. Trenta quaranta.
lascia andare il braccio Gasparri, ma non inquadra al rettangolo opposto di campo, 40 pari, altro killer point all'orizzonte, un killer point importante. Sei 4-1-0 per i toscani, ora 40 pari con Banci al servizio. Finisce fuori misura il lob di Andrea Banci, c'è il break, siamo 2-0 in avvio di secondo parziale in favore di Gini Gasparri. Sarà ora il turno in battuta di Gabriele Gini. E c'è l'ace, 15-0. Finora andamento del secondo set esattamente identico a quello del primo parziale, dove proprio un break operato sul killer point ha permesso a Gini Gasparri di volare sul 2-0. 15 pari con il cross stretto di Gasparri che si spegne sul nastro. È 30-15 con lo smash di Campedelli che non oltrepassa la rete. Punta sul pallonetto Gasparri. E conquista l'opportunità di portare a casa il terzo game nel secondo set. Campedelli pensava di averlo già perso il gioco. Servizio vincente 3-0 in favore di Lele Gini e Niccolò Gasparri, che ricordiamo anche nel primo set si sono portati in vantaggio nettamente per poi subire la rimonta degli avversari e con un colpo di coda conquistare 6-4 il primo parziale. E ora il turno in battuta di Peter Campedelli. Smash vincente di Peter che va a piegare la resistenza di Gini. Puntato sul lungo linea, non è riuscito a tenere in campo la palla Gabriele. Sventaglio vincente con la complicità del nastro 30-0. Slice perfetto di Gasparri con la palla che va a pizzicare la riga incrociata. Gran bordata al servizio di Campedelli e opportunità di accorciare il gap e conquistare il primo game del secondo parziale per Campedelli Banci.
40-30. Magia. Punto strepitoso di Lelegini, arriva l'applauso del pubblico, meritatissimo. Ha individuato una traiettoria chirurgica con la palla che ha pescato la riga lungo linea, grande polso in questo caso da parte di Lelegini. Ed è in arrivo il secondo killer point del secondo set, un mini match point a disposizione di Gini Gasparri. Servizio in rete, monofallo, 4-0 per i toscani. Zero 15. Uno, due, servizio e smash per il 15 pari. Griffato. Gabriele Gini. Secondo monofallo nel game per Gasparri. 15-30. A due punti dal break, Banci Campedelli. Stesso punteggio del primo set in questa finale. Va a pizzicare la riga il tocco di Gini. Sfortunato in questo caso Campedelli, con la palla che veramente ha toccato un millimetro di nastro per il 30 pari. Arriva la palla break, anzi sono 2-30-40. Decide di spostarsi a destra per il servizio Niccolò Gasparri. E pesca la riga, traiettoria perfetta da parte di Gasparri. Palla accarezzata in slice che va a morire sulla riga. Terzo killer point su 5 game del secondo parziale. Chiude con lo sventaglio Niccolò Gasparri. Lob che è rimasto un po' sulla racchetta per quel che riguarda Banci, e chiusura in scioltezza del bomber maremmano. Siamo quindi 5-0 per la coppia che ha conquistato il primo set, 6-4. Andrea Banci al servizio.
0:30. E 0:40 arrivano le palle match in favore di Gabriele Gini e Niccolò Gasparri. E arriva la chiusura da parte di Gabriele Gini. Gabriele Gini e Niccolò Gasparri conquistano il New Gen 2023. Il punteggio finale è di 6-4-6-0 contro la testa di serie numero 4, la coppia composta da Andrea Banci e Peter Campedelli. Va così in archivio un torneo che ha riservato grandi emozioni a partire da questa mattina con la disputa dei quarti di finale. Il titolo italiano per i nati entro il 1998 è quindi appannaggio del tandem toscano. Un ringraziamento a Emiliano Busato in regia, un saluto e buon beach tennis a tutti da Davide Chicarella. Chiude con lo smash Rigarà.